ringraziarti, ma voglio chiamare qui Barbara Suzzi un attimo, se viene. Barbara, ci sei? Vieni Barbara. Anche Katia Bugli, se vuole, la Katia, se c'è. Vieni. Barbara, presidente dell'associazione della fibromialgia, che ci ha, vieni cara, che ci ha veramente, cioè, ha avvallato questo libro, questa iniziativa. Vieni Katia. Loro sono due donne inarrestabili. Io pensavo di essere da solo, invece loro, incredibile, incredibile. Loro poi dopo con la fibromialgia, i dolori eccetera, ma come fanno questi? Io prendo litri di self, loro qualche goccina. A volte ce lo chiediamo. Però vi assicuro che veramente quando vedo dove sono, cosa fanno, il tour, altro che giro d'Italia e giro del mondo. Complimenti per quello che fate. E quindi ricordatevi che proprio grazie anche al loro supporto, no? La premessa che hanno fatto sulla fibromialgia, questo è, insomma, lo dobbiamo, sì, all'iniziativa che ci siamo sempre detti, no? Facciamo un libro sulla fibromialgia, una storia infinita. Ci siamo detti, beh, questa volta lo facciamo, ho chiamato Barbara, ah, bella idea, no? E ci avevano fatto questo articolo. Quindi se vuoi dire, ecco, quello che tu fai, veramente velocissimo, così facciamo una cosa meravigliosa anche per loro, che poi così staccano un po' prima. Cosa mi dice il moderatore? Un minuto e mezzo? Allora, intanto ovviamente... Io sono ovviamente molto grata a tutti voi, perché non è così scontato. Da quando è nata l'associazione, qua è meglio? Ecco, grazie, non vedevo più niente. Allora, nel 2016 ho fondato l'associazione CFO Italia, una no profit, che nasce con l'idea, come aveva accennato anche il dottor Garritano prima, di far riconoscere questa malattia, perché quando io ho avuto la diagnosi di fibromialgia, dopo aver vagato di specialista in specialista e dopo essermi trovata all'improvviso da una vita perennemente in aereo, valigia in mano, io sono un'ex imprenditrice e lavoravo con l'Estremo Oriente, quindi avevo una vita molto molto faticosa, molto bella, iperattiva. Mi sono trovata all'improvviso a non alzarmi dal letto, ad avere dolori che mi impedivano anche di girarmi nel letto. Per una decina di giorni sono riuscita a fare tutto quello che dovevo, solo grazie a mio marito e ai miei figli che mi prendevano in braccio per portarmi in bagno. Tutto questo senza capire, temendo addirittura una paralisi o comunque qualcosa di simile, perché obiettivamente fino a qualche anno fa di fibromialgia non si parlava granché. Quindi l'associazione è nata innanzitutto per essere presenti sul territorio. Noi siamo un'associazione nazionale presente in tutte le regioni e il nostro staff è tutto formato da persone che soffrono di fibromialgia. Ovviamente abbiamo un comitato scientifico eccellente, ma a gestire il tutto siamo noi che siamo malati e quindi lo viviamo 24 ore su 24. Per cui accogliere le persone che sono assolutamente perse. Chi ci contatta per la prima volta dice: credevo di essere da sola, nessuno mi capisce, mi prendono in giro, sul lavoro un disastro, subisco mobbing, il mio medico non mi crede. E io lo so, perché il mio medico di base, quando gli ho detto credo, perché andai io dicendo credo di avere la fibromialgia, mi disse: ma dai Barbara, sei una donna intelligente, non crederai a ste stupidaggini. Questo è stato l'incipit. Quindi nasce l'associazione anche per interfacciarci con le istituzioni, perché comunque non si capisce perché circa 3 milioni di persone in Italia debbano essere invisibili, non invisibili perché noi vogliamo esserlo, invisibili perché è una malattia che fortunatamente dall'esterno non si vede. O psicopatiche. O psicopatiche, ipocondriache, certamente. Ma anche perché appunto noi non siamo nei LEA, i livelli essenziali di assistenza. Quindi ci manca il codicino per il quale quando andiamo dal medico, partendo dal medico di medicina generale, ci può essere richiesta una visita o una terapia o un farmaco o un'assenza lavorativa con il codice di fibromialgia. Non esiste questo codice, esiste a livello mondiale, in Italia non è ancora stato adottato. Quindi, per concludere questo, per noi è fondamentale, ogni qualvolta si parli di fibromialgia, e il dottor Garritano diceva anche spingere sul Ministero,
Vi posso dire che uno dei nostri lavori più pesanti è proprio quello col Ministero, anche perché dal 2016 ad oggi sono caduti 4 governi. Abbiamo conosciuto 4 ministri della salute. E tutte le volte, sapete com'è, in Italia si butta via l'acqua sporca col bambino dentro, quindi ogni volta che cade un governo comunque dobbiamo ricominciare da capo, ma siamo nonostante tutto arrivati a un punto per noi fondamentale, perché finalmente abbiamo nero su bianco dal Ministero della Salute che la fibromialgia rientra nei LEA, quindi a breve. Abbiamo incontrato anche il ministro Schillaci il mese scorso, il quale ci ha garantito, speriamo entro fine anno o i primi mesi dell'anno prossimo, è il quarto ministro che ci dice una cosa simile, però questa volta è nero su bianco, e non solo è nero su bianco perché è stato scritto, ma perché nel 2021 per la prima volta nella storia italiana è stato emanato un emendamento alla legge di bilancio che prevede 5 milioni di euro che sono stati già distribuiti alle regioni per ricerca, studio e diagnosi sulla fibromialgia. Quindi 5 milioni di euro, capite benissimo che sono una goccia nel mare, ma a noi interessa molto di più che esista una legge dello Stato in cui c'è scritto fibromialgia, perché questo significa che da questo momento in poi non è accettabile che nessuno, soprattutto un medico, ci dica smettila, vai a giocare a carte, esci, trovati un fidanzato, trovati un hobby e ti passa tutto. Quindi io davvero vi ringrazio tantissimo per lo spazio, ringrazio infinitamente Giorgio che si occupa da noi da tempo, sappi che è arrivato un ordinativo per il farmaco, noi siamo in pole position per avere subito una super dose, ho alzato la mano, quindi davvero ringrazio di cuore e concludo dicendo una cosa che normalmente non dico perché non è nel mio carattere, ma ci tengo perché è un altro segnale molto forte per il riconoscimento che... Allora, marzo scorso noi abbiamo depositato un disegno di legge, è la prima volta che in Italia un'associazione di malati scrive un testo di legge che viene presentato contemporaneamente alla Camera e al Senato ed è la prima volta che è stato firmato da tutti i partiti politici, proprio perché essendo stato scritto da un'associazione non hanno potuto fare il giochino che io lo firmo solo perché è del mio partito. E quindi è la prima volta che accade e contemporaneamente sono stata chiamata al Quirinale perché il presidente Mattarella mi ha dato l'onorificenza di ufficiale della Repubblica. Bene. Grazie mille. Ringraziamo per la testimonianza. Grazie.